Ciao, questa è la sera di Halloween e noi siamo pronti per intagliare la nostra zucca. Avete già pensato di farne una anche a voi? È una cosa semplicissima e vi spiegherò in questo tutorial come fare. Innanzitutto appoggiate la vostra zucca su dei teli per proteggere un po' il ripiano dove andate a lavorare. Io ho usato ad esempio di foglie di carta della pubblicità. E dopodiché prendete un coltello, deve essere abbastanza filato con delle lame un po' a seghetto, e praticamente fate un taglio in obliquo togliendo tutta la parte superiore della calotta. In questo modo praticamente potrete estrarla, ma anche poi dopo rimetterla una volta che avete fatto l'intaglio, una volta finito. Una volta tolta la calotta superiore, possiamo già iniziare a togliere i semini della nostra zucca e aiutandoci con un cucchiaio possiamo andare a scavare un pochino la polpa in modo che sia ben pulita al suo interno e non ci siano filamenti o altro, insomma, ecco, che andrebbero poi a disturbare il nostro intaglio. Per l'intaglio possiamo andare a disegnare direttamente con un pennarello sulla zucca, oppure possiamo decidere di fare un disegno e poi riportarlo sulla superficie. Io ho scelto di riportare un disegno con i fantasmi proprio con un punteruole. Semplicemente ho appoggiato il mio disegno e l'ho fissato con del nastro adesivo e poi con un punteruolo ho fatto tanti piccoli forellini proprio sul mio disegno, sul contorno, ecco, dei fantasmini. Una volta tolto il mio disegno mi è rimasto praticamente tutto il tracciato nel quale poi io sono andata a entrare col mio coltellino per intagliare il disegno che avevo scelto. Una volta finita l'intaglio potete aggiungere le candeline all'interno, chiudere con la calotta e ammirare praticamente il disegno che appare, la faccia tenebrosa che avete creato che si illumina, ecco, nella notte.